Buonasera e benvenuti alla serata conclusiva del Meta Film Festival. Una serata veramente particolare perché stasera con noi avremo il dibattito sull'ultimo libro del giudice Michele Del Gaudio, e l'iniziativa si inserisce nella settimana della cultura europea promossa dall'Associazione Prometeo. Stasera abbiamo qui con noi il giudice Michele Del Gaudio, il dottor Francesco Manca, presidente dell'Associazione Prometeo, che ha promosso questa settimana della cultura europea, e il dottor Carlo Faro, che è il direttore dei forum del nostro Cineforum. Grazie Antonio, e approfitto subito di questo onore per chiedere al nostro Michele: tu sei stato un grande magistrato che ha seguito delle cause importantissime, poi questa decisione di lasciare la magistratura e dedicarti a un'altra tua grande passione, che è la divulgazione, la scrittura, il contatto con i giovani, questo anche sorretto da una forte fede. E questi due anni, forse quella dell'uomo di legge, dell'uomo di fede, adesso emergono nel libro perché vanno insieme di Vangelo e di Costituzione. No, infatti, innanzitutto ti ho detto grande magistrato, grosso magistrato, sto a 100 kg di testa. Ma è che ricordiamo tutte le cause che hai seguito. Questo sì, abbiamo fatto un grosso processo corruzione, 10 anni prima di Tangentopoli, più di 400 reati, condanne esemplari per decine di imputati. Però non è tanto questo, diciamo. Poi ho cominciato subito, quasi subito, ad andare nelle scuole ad incontrare gli studenti e scrivere. Scrivere è una delle cose più belle per me come penso che questo è il quindicesimo. Solo che poi a un certo punto, avendo proprio avuto martellato il mio organismo per essere un buon magistrato, la salute mi ha un po' castigato e quindi sono stato costretto ad andare in pensione, e però questo mi consente di lavorare poco ma bene per incontrare gli studenti delle scuole e scrivere qualche libro. Che è la tua grande missione, vero, questa della divulgazione, cioè di rendere dei temi anche difficili, facilmente accessibili. Sì, questo è, per esempio, questo libro qua, io l'ho scritto proprio perché non ho tanto tempo, diciamo, a causa di questi disagi di salute, e ci ho messo circa 4 anni, ma un anno l'ho dedicato alla semplificazione del linguaggio, cioè tutti devono essere in grado di capire quello che c'è scritto, e quindi il Vangelo e la Costituzione volevo metterli in rapporto. Secondo me hanno un progetto identico, forse esagero, ma almeno simile, e ho pensato: come posso fare a non renderlo un libro noioso, un libro pesante, perché sai, la Costituzione, il Vangelo, e ho pensato di inventare una storia, cioè che Gesù rinasce nel 2000 e attraverso la vita di questo Salvatore Esposito detto Gesù, e si affrontano tutti i temi della Costituzione e del Vangelo. Alla fine di ogni capitolo c'è la norma della Costituzione e il passo del Vangelo di riferimento. Quindi, come se Gesù vivesse oggi, nel quindi oggi avessero esperienze della vita odierna, sì. Io ti dirò di più: per me, io qui insisto soprattutto su Gesù uomo, perché io, mentre credo fermamente a Gesù uomo, non riesco a credere che Gesù sia Dio, e quindi ho anche una serie di interrogativi. Si può credere senza fede? Si può essere cristiano credendo nel progetto di Gesù anche se non si crede che Gesù, non si riesce a credere che Gesù sia Dio? E quindi è questo discorso attraverso un po' tutto il libro, anche perché io sono convinto che Gesù, al di là dell'aspetto che può essere religioso, però Gesù ha messo insieme nel Vangelo un progetto politico, economico, sociale, un progetto che mette alla base l'amore. Quindi Gesù non vuole punirci, non vuole, insomma, ci è stato presentato spesso Dio come timore, non come amore. Gesù dice invece ai suoi apostoli, dice amatevi fra voi come io amo voi. Quindi è una lezione che ti ha quindi è terreno il progetto di Gesù. Guarda, io sembrerà, però è dimostrabile, perché se uno guarda le date dei file si rende conto che
Lusso, dicendo una bugia. Alcune frasi che ho scritto nel libro, che sono state scritte prima che fosse letto Papa Francesco, e sta dicendo Papa Francesco. Allora, ma non perché io sia un profeta, lo dice addirittura un profeta, no, perché sono concetti semplici, sono cose semplicissime. Il sentire della gente, non quello dei soloni, e l'amore che c'è nel Vangelo, nella Costituzione e il rispetto. Quindi io qui cerco di trasmettere amore del Vangelo e il rispetto verso il Vangelo. Francesco, la tua associazione qui in questo giorno? Questo giorno è 20 anni di attività culturale, infatti l'associazione è nata nel 1994, nel 2014 festeggia i suoi 20 anni di attività culturale. Fatto piacere stasera con gli amici, innanzitutto con Antonio, con Volpe, grazie per essere venuto, collega giornalista, ritrovarci, perché siamo visti, ritrovarci con tutti i Gaudio e anche con Carlo. Io dico che quando tu Michele dicevi dell'amore, ecco, amare quella con la maiuscola racchiude in sé la filosofia di vita, proprio sulla vita, e rappresenta anche il vettore, il viatico per poter andare avanti, perché io penso se non ci fosse alla base l'amore, la passione, l'impegno, 20 anni, nel caso del sodalizio promedio, a qualsiasi altra cosa, come tu, 15 libri, io penso che avessi scritto prima e dopo avessi parlato, no? Come scrittore, insomma. E allora 20 anni invece 12 anni di 12esima edizione del Festival della Cultura Europea, in questo caso voglio dire, ecco, la sinergia, la solidarietà, il discorso di fare rete, ecco, sono concetti che io la cito soltanto, però importantissimi, che ci ha permesso con l'amico Antonio Volpe, sapendo che c'era anche un suo evento, manifestazione di edizione, giusto questo, nel Meta Film Festival, l'opportunità di poter incardinare, e pertanto io dico che anche questo, nell'ambito innanzitutto della spending review generale, nell'ambito di enormi sacrifici che uno fa, quindi anche del sodalizio, dell'Enda San Paulus, che non so in dire, e le associazioni devono capire che oggi come oggi da solo non si va in nessun luogo, non si va in nessuna parte, bisogna lavorare insieme secondo un progetto che possa portare ad avere il massimo risultato con il minimo sforzo. Quindi con Luglio questa opportunità data, e come per esempio Meta Film Festival di stasera, c'è stata la giornata mondiale dell'alimentazione che è entrata poi all'interno di un convegno, e addirittura stamattina al Liceo Scientifico Nobel, nell'ambito della giornata europea del Depression Day, della depressione, altre malattie, questo dovrebbe vedere quella sociale, ecco, allora anche lì si è incardinato nel festival, perché poi appunto parliamo di un festival della cultura, più cultura di così. È bello che questo messaggio unitario, no? Come se nel nome dell'amore, quindi un unico amore, si riscuotono tutti i nostri sforzi e i nostri intenti. Grazie. Bene, volevo solo approfittare per ringraziare l'amministrazione comunale di Meta e l'istituto comprensivo Comune Coca Fiume, che ha collaborato alla buona realizzazione di questo evento. Grazie.